Abbracciamoci e poi prendiamo a questi attimi in cui noi stiamo bene insieme, a singing in the room. Lezioni di cucina, questa è la mattina, noi smanto sei arrivato, gloria. E poi vai a far la spesa, per quanto sono tesa, prepara anche la cena. Mando via sto karma, mando via sto karma, non butta mai l'ascella. Mando via sto karma. Allora, sono le 7:10 e tutti dormono. Vi volevo fare vedere come io imposto la giornata, in quanto oggi è domenica, ieri sera era sabato, però non siamo usciti, quindi diciamo che il mio piano bene o male l'ho mantenuto. Oggi rispetterò il mio piano. Il mio piano oggi prevede che, essendo un giorno off, ho 50 carboidrati in meno rispetto al giorno normale e mi ha consigliato praticamente di tenerli da metà pomeriggio più o meno al pranzo, in quanto la mattina comunque il livello di cortisolo è basso e non c'è bisogno di introdurre dei carboidrati per tenere controllato appunto l'ormone dello stress. Quindi, considerando che le mie mattine non possono cominciare senza della vera o comunque un bel po' riscaldo, direi che partiamo dalla vena. E volevo portarvi con me in questa giornata Full Spring. Ho deciso appunto di dedicare una giornata a loro perché voglio sentire più prodotti possibili, visto che mi è arrivato il pacco da poco e, come sapete, ho già provato qualcosa, ma voglio provarli quasi tutti. Ce la farò. Ce la possiamo fare, quindi sarete con me. E oggi ho deciso di fare colazione con questi protein flakes, che praticamente sono dei fiocchi 100% soia arricchiti, vedi, sono più ricchi di proteine, 53 grammi di proteine, carboidrati 8,8 e grassi 4,3. Quindi mi farò un bel porridge con questi protein flakes, a cui aggiungerò del burro di arachidi. Questo qui lo trovo particolarmente buono e non si impasta in bocca, e aggiungiamo un po' di nuts and berry, quindi una colazione diciamo più proteica e ricca di grassi buoni. Come ormai sapete, sto tenendo il mio diario che ho comprato da Stradivarius e devo comporre. Allora, io di solito scrivo quello che devo fare, i miei obiettivi, cosa non mi devo dimenticare, come ad esempio video parte 2 Giada martedì. Questo, e poi le mie priorità, e scrivo già anche qui tutte le frasi che faccio la mattina, quindi vado all'opera. Visto che
Mancano 24 giorni a Natale. E oggi vado alla Maison du Monde. Non so se da sola, con un uomo, con il fratello. Volevo prendere già dei regali di Natale. Per cui farò la lista. L'avevo abbozzata. Cioè, Babbo Natale è la più corta, di sicuro. Di sicuro? E poi dopo, anzi, scrivetemi qui sotto cosa avete fatto voi, così quelli che mi mancano potrebbero. Dopo aver fatto colazione, adesso andiamo a scoprire dove sono i gatti, perché non si sono ancora visti. Gatti, cosa state facendo? Scusate il casino, ma devo pulire dopo. Ice, Roger? E Palù dov'è? È scomparsa! Del tavolo, quindi tu ora ti sposti, capito? Hai capito? Giù, spostati. È inutile che mi fai le fusa. Quando ti manderò questa nota vocale, quando tu mi rispondi mai, tu non mi ascolti mai. Quando riesco a dormire, un po' continuo a sognare, tanto tu mi rispondi mai, e non mi ascolti mai. Mi sono fatta la doccia e mi tocca tenere sta forcina così, perché sennò il mio ciuffo sta così. Danny si è appena alzato e io adesso preparo la merendina che lui mangerà oggi pomeriggio. E me la mangio adesso perché lui va a calcio. Notate il mio labbro. Vabbè. E comunque pensavo di fare un brownies barra blondies con due banane, perché ne ho comprate tantissime. E poi le proteine, quelle da forno, fiocchi d'avena e lume. Via, andiamo! We'll be right back.
Spicciatevi, che carini. Le crostatine sono pronte. Tac. Adesso le sfornerò. Con una mano non ce la posso fare, quindi aspettate un attimo. Eccole. Adesso vi farò sapere come sono. Taste test. Ho provato. Ci ho messo anche un po' di limone. La ragazza da fuori c'ha un tempo. Adesso preparo il pasto ad Annie, che deve andare a giocare a calcio, e poi mi dedico a me. Via la caviale, cioè, ma male, tanto male. Sono pronta a uscire nella tempesta, me la porto dietro perché non si sa mai se faccio tardi. Via, vado e ci vediamo dentro il negozio della Casa del Mondo. Ovviamente scendo dalla macchina e mi si rompono i pantaloni, adesso mi cadono. Ciao mamma. Ciao, è giusto dire. No, andiamo. Regali praticamente, missione compiuta. Adesso arriviamo a casa, faccio una merendina e poi le impacchetto già. Potrei già impacchettarle. Sono appena tornata a casa dalla maison, però prima di aprire i pacchetti mi faccio la merendina. Pensavo a un porridge caldo perché costa temperatura. Quindi adesso ve lo faccio vedere. Allora, io il porridge lo preferisco fare nella padellina perché rimane più cremoso e si asciuga di meno rispetto al forno a microonde. Però se avete fretta potete farlo al forno a microonde con intervalli da 40 a 50 secondi. A parte il gatto che non ho comprato, ho preso di tutto. Adesso caverò i regali di Natale, ovviamente, perché sennò se c'è la gente che lo guarda scoprirebbe che cosa, e vi faccio vedere quello che ho preso invece per me. Premettendo che io e il bancomat non andiamo molto d'accordo perché lo uso troppo, alla Maison du Monde ho trovato un sacco di idee regalo per amici e parenti, anche con 2-3 euro ci si la cava, quindi se l'avete lì nei dintorni, siete d'accordo di idee, fidatevi, andate perché davvero ci sono cose molto carine. Vogliamo parlare che dopo aver impacchettato tutte le tazze, dico tutte, mi sono accorta di aver lasciato impresso in ogni tazza? Genio! La mia coperta che sa di Natale, fa molto Natale, vero? Comunque, tutte le cose che ho comprato vanno appese qui, così. Top!
Per cena non ho vloggato perché intanto mi stavo preparando anche il pranzo per domani. Ho pesce spada con il sesamo, patate dolci con il beetroot tomato di Dr. Willis e i finocchi. Tutte queste sono cotte con l'olio di cocco della Fuss Spring, che sapete che io amo. E per il signorino, perché non ama tanto le patate dolci, patate normali. Niente, adesso mangiamo, poi relax. Termino qui la mia serata con delle goji verdi, porridge di avena e amido e scorzette di arancia caramellate. Buonanotte. E dopo una salizia ti chiamerò.